disponibile da circa un paio di settimane anche in Italia, è stato oggetto di sconti durante il Prime Day. Google Wi-Fi è un prodotto davvero molto interessante. Adesso vi spiego come funziona e perché comprarlo e se vale la pena soprattutto rispetto agli altri prodotti simili. Per chi non lo sapesse, Google Wi-Fi non è un modem internet, non vi permette infatti di connettervi direttamente al web, ma dovete metterlo in cascata al vostro router. In pratica non va a sostituire quello che è il modem del vostro gestore, ma va a sostituire il Wi-Fi che il vostro router permette di avere nella vostra casa. In genere probabilmente voi avete un modem router, quindi un prodotto che fa sia da modem sia da router. Beh, potete disattivare la parte Wi-Fi di quel prodotto, per esempio Vodafone Station, modem Tiscali, TIM, Telecom, eccetera eccetera, e utilizzare soltanto il modem e demandare al Google Wi-Fi proprio la parte Wi-Fi. I vantaggi sono molteplici. Il primo è che questo Google Wi-Fi, come molti altri prodotti di questa categoria, è un prodotto mesh. In pratica va a creare un'unica rete Wi-Fi che viene diffusa in tutta la casa, in tutta la vostra abitazione, attraverso uno o più prodotti. Io ne ho tre e quindi attraverso tre prodotti posso ampliare in maniera enorme il raggio d'azione della rete Wi-Fi senza nessuna interruzione. Il vantaggio della rete mesh, infatti, rispetto ai repeater Wi-Fi è che non c'è alcuna interruzione, anche se voi cambiate piano, se cambiate zona della casa, e la connessione rimane unica, stabile, con un'unica password. Potete avere un'unica connessione e un'unica password anche se utilizzate un repeater Wi-Fi, ma nel momento in cui lasciate la zona di copertura del router Wi-Fi e entrate in quella del repeater, avrete qualche secondo di disconnessione. Per cui se state facendo un download si metterà in pausa, se state facendo una chiamata telefonica probabilmente o si interromperà, non sentirete più nulla. Con una videochiamata succederà più o meno la stessa cosa. La rete mesh evita questi problemi e in più crea un'unica rete anche se avete 2.4 e 5 GHz. In pratica sarà questo prodotto, Google Wi-Fi o comunque in generale prodotti mesh, a mandare il segnale 2.4 GHz ai prodotti che hanno soltanto la banda 2.4 e a mandare invece il 5 GHz ai prodotti che hanno anche la banda 5 GHz. Il tutto attraverso un sistema che automaticamente divide la rete e la banda disponibile sui dispositivi che sono connessi, consentendo anche di dare priorità a un dispositivo piuttosto che a un altro. E questo il Google Wi-Fi lo fa molto bene, perché la differenza principale tra i competitor di pari fascia o anche di fascia superiore è l'applicazione. Google, da questo punto di vista, è maestra. L'app è divisa in tre sezioni, quella principale è in fondo, la prima dà una serie di suggerimenti, vi fa vedere anche eventualmente gli ultimi speed test che avete fatto attraverso la visualizzazione della cronologia, e invece il tab centrale vi dà l'accesso alla configurazione della vostra casa, del vostro ufficio, in questo caso connesso a internet, tutto perfettamente funzionante, ma su tre dispositivi Google Wi-Fi, quello di soggiorno, che è infatti qua scollegato, è appunto scollegato e quindi dice che il punto Wi-Fi Mesh è offline. Gli altri punti sono online, qui è possibile andare all'interno di ogni singolo prodotto e vedere alcune impostazioni, tra cui cambiare il livello di luminosità del LED che è presente proprio nella parte frontale del prodotto. Inoltre all'interno di questa sezione è possibile visualizzare i dispositivi che sono collegati in questo momento al Google Wi-Fi. Abbiamo la televisione del soggiorno, le Philips Hue, il Google Home del soggiorno e poi questo Merros, che non è altro che una ciabatta smart che sarà oggetto di un video Best Buy in futuro. Nell'ultimo tab invece troviamo la possibilità di fare un check delle reti, quindi uno speed test e controllare che tutto sia perfettamente funzionante, dare la priorità a un dispositivo, per cui per esempio se io voglio fare in modo che per un'ora, due ore o quattro ore un device abbia il maggior quantitativo di banda possibile, anche se ce ne sono altri collegati, lo posso fare. Questo per esempio se sto facendo un download di un gioco su una console, gli posso dare la priorità in modo tale che se anche sto scaricando per esempio qualcosa tipo gli aggiornamenti del PC,
dà priorità alla console. È poi possibile andare a mostrare la password, nelle impostazioni andare a gestire tutte quelle che sono le configurazioni avanzate del prodotto, le configurazioni di ogni singolo Google Wi-Fi e inoltre il DNS, WAN, LAN, il DHCP e tutte le varie opzioni avanzate. È possibile dare l'accesso poi a un'ulteriore persona o più persone per quanto riguarda proprio la modifica e l'amministrazione dei Google Wi-Fi attraverso questo tasto, quindi per esempio se siete in un ufficio potete tranquillamente dare l'accesso a ad altri colleghi. Inoltre è possibile impostare una rete guest attraverso questa funzionalità, rete guest alla quale potete dare anche accesso a più di un o a più di uno o a zero dispositivi presenti in casa, per esempio appunto TV, Philips Hue in questo caso nella mia configurazione. Ho parlato di Philips Hue perché nel controllo domestico, e qui è una delle altre caratteristiche avanzate rispetto agli altri prodotti, avete la possibilità di impostare i prodotti compatibili gestibili direttamente dall'applicazione Google Home e dal sito on.here. Questo vi permette, in questo caso con le Google, le Philips Hue, ho provato con altri dispositivi ma non funziona, per esempio Google Home, appunto Merros, altri dispositivi che uso per la domotica, per controllare i climatizzatori, soltanto le Philips Hue sono compatibili. E cosa succede? Va a sostituire totalmente la applicazione Philips Hue ed è possibile andare a accendere le luci, spegnerle tutte quante, andare a dimmerare la luminosità, andare a cambiare il colore, impostare le scene presenti nel Philips Hue, andare a gestire tutte queste impostazioni in maniera diversa, o meglio in maniera alternativa all'applicazione Philips Hue ufficiale. Perché è importante questo? Ovviamente tutto questo è fattibile per le singole luci nello stesso identico modo. Perché è importante tutto questo? Perché, come dicevo, se all'interno di un ufficio qualcuno, come in questo caso, si connette alla rete Wi-Fi, avrà la possibilità di controllare direttamente le Philips Hue. Quindi in un ufficio o in una casa non dovete far installare alla vostra moglie e ai colleghi l'applicazione Philips Hue, impostare l'accesso a Philips Hue a tutti loro, fargli fare l'account, ma in questo modo sarà tutto connesso facilmente. Infine, Family Wi-Fi, è possibile andare a impostare delle regole, delle automazioni per limitare l'utilizzo del Wi-Fi a determinate persone, a determinati dispositivi. In questo caso faccio un esempio di test. Se avessi per esempio uno smartphone, questo smartphone qua lo posso andare a selezionare insieme a questo qui, quindi due dispositivi, gli dico che voglio creare un'etichetta e quindi andare a creare una regola per limitare l'utilizzo di questo dispositivo. In questo caso per esempio Davide avevo impostato che non può andare in internet per un'ora durante tutta la settimana, dalle 17 alle 18 non gli funzionerà internet sul proprio dispositivo mobile OnePlus 5T perché deve fare banalmente i compiti, e come vedete è tutto impostato dal lunedì al venerdì. Davvero molto comodo, e qui di nuovo il vantaggio di Google Wi-Fi rispetto agli altri prodotti. Se finora ne ho parlato molto bene, quindi ve lo sto consigliando, ci sono tre cose che voglio sottolineare. La prima è che il raggio di copertura e il raggio d'azione di questo Google Wi-Fi è minore rispetto a prodotti, per esempio, superiori anche di prezzo. Io utilizzo da sempre il Netgear Orbi, e proprio l'Orbi l'ho preso come paragone principale per questo video, e ho esattamente la stessa configurazione, quindi tre Orbi, un prodotto centrale accanto al router e due satelliti, uguale discorso per Wi-Fi di Google, messi nella stessa zona, nella stessa posizione, facendo i test alla stessa distanza, eccetera eccetera. Il Google Wi-Fi mi permette con la mia linea gigabit di fare 80 in download e 60 in upload, con l'Orbi faccio 280-300 in download e circa 210 in upload. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'Orbi va sì 4 volte più veloce, ma è anche vero che l'Orbi ha un Wi-Fi AC3000, mentre qui siamo su un 1200. È una differenza sostanziale, determinata anche dalle dimensioni del dispositivo, che in pratica si traduce in una minor zona di copertura per questi scatolotti, ma se avete una ADSL che comunque non va sopra i 100 mega e quindi una DSL fibra normale, ecco, diciamo che probabilmente i dati che ho rilevato io
saranno difficili da rilevare per voi. Il secondo aspetto invece riguarda le porte LAN disponibili. Sono soltanto due, una in realtà sarebbe per internet, l'altra per connettere altri dispositivi, e questo è un limite perché banalmente io ho il Netgear Orbi connesso nel satellite a due televisioni e due console. Con un unico dispositivo Orbi satellite riesco a collegare tutto tramite LAN. Con questo Google Wi-Fi non potrei, e infatti non posso. Il terzo aspetto invece riguarda quelle impostazioni un pochino da nerd, un pochino più avanzate, per quanto l'applicazione, come detto, è fantastica, è superlativa. Per esempio nella rete guest non è possibile fare delle modifiche, delle impostazioni avanzate, per cui per esempio limitare la rete guest a una certa velocità, dare magari la rete guest senza password, impostare una pagina che si apre automaticamente nel momento in cui vi connettete a quella rete. Sono funzionalità che per esempio non ha neanche il Netgear Orbi che ho io, ma soltanto il Netgear Orbi Pro. Però insomma, questo prodotto è un prodotto Google, quindi magari qualche cosa in più me la sarei aspettata da un punto di vista proprio nerd professionale. Però insomma, va veramente bene. Spero in questo video di avervi un po' chiarito le idee. I confronti che ho fatto con il Netgear Orbi sono importanti, ma voglio sottolineare una cosa: questo prodotto configurazione 3 costa 359 euro, l'Orbi di Netgear nella stessa configurazione costa circa 500 euro, quindi è un prodotto di fascia superiore, ci si aspetta prestazioni superiori, così sono, così è, e quindi questo Google Wi-Fi è e comunque rimane assolutamente consigliabile. C'è però un terzo incomodo, si chiama D-Link Cover. Secondo me lo fa la stessa azienda asiatica, poi viene rimarchiato dai vari produttori perché è praticamente identico, è fatto uguale, ha le stesse porte, è sempre ricaricabile tramite USB Type-C, ma costa un pochino meno. Ve ne parlerò in un altro video, in un'altra recensione, e intanto in descrizione trovate maggiori informazioni, dettagli. Non sono andato troppo nello specifico per quanto riguarda bande, configurazioni eccetera, perché banalmente questi prodotti mesh hanno un vantaggio su tutti gli altri. Li apri, inserisci la spina, connetti il cavetto oppure apri l'applicazione, dai il nome alla rete e sei pronto a navigare. Ciao!